esperimento del palloncino di Elio. Parlano della legge del movimento di Newton all'interno di un'autovettura e ci dicono che tutto quanto all'interno della vettura è a riposo fino a che non si accelera. Il palloncino giallo è come un passeggero che non è allacciato alla cintura ma è appeso alla cordicella. Vediamo cosa succede nel momento dell'accelerazione. Vediamo cosa succede quando il pilota accelera. Come vedete, il passeggero tende a muoversi indietro. Nel momento in cui l'auto frena, osservate come il palloncino si sposta in avanti. Ovviamente succederebbe anche ai passeggeri, che nel momento in cui sono a riposo è l'auto che attraverso i sedili spinge i loro corpi come un tutt'uno con l'auto. Percepiscono una spinta dei sedili, ma è come se fossero a riposo. Infatti, quando l'auto si sposta in avanti, sposta anche i passeggeri. Lo stesso accade col palloncino giallo. Ma non avendo i sedili attaccati, tende a spostarsi indietro rispetto all'automobile. Accelerando, infatti, tende a muoversi indietro. Ma cosa succede con un palloncino gonfiato di elio? Vediamo all'interno di un'automobile, un ambiente chiuso, la reazione che ha un palloncino gonfiato di aria normale ed un palloncino gonfiato con l'elio. Adesso attaccano il palloncino con la cordicella al pavimento, c'è un palloncino che fluttua ed uno appeso in aria. Che cosa succederà? Non lo sappiamo. Vediamo un po' cosa succede. Accelerazione, forza! Frenata d'emergenza. Quando si accelera, i corpi dei passeggeri vengono spinti indietro, ma il palloncino di elio si muove in avanti. Perché? Potrebbe essere il peso? Potrebbe? In realtà l'auto è piena di aria. In accelerazione l'elio va avanti, nella frenata va indietro. L'aria all'interno dell'automobile è a riposo, ma in accelerazione si sposta indietro. Perché? Perché davanti all'automobile c'è meno aria. L'elio si sposta in alto nell'atmosfera perché è meno densa e cerca di trovare una densità che sia uguale alla sua densità. E avete visto con che velocità lo fa? Molto velocemente, vediamolo ancora. E poi una frenata d'emergenza. È incredibile, vero? Ma adesso vediamo cosa succede ai palloncini quando viaggiamo facendo una curva. Osservate cosa succede. Osservate questo. La forza centrifuga spinge il palloncino di aria verso l'esterno, mentre il palloncino di elio tende ad andare verso il centro della curva. Osservate l'allineamento. Accelerazione e frenata. Ottime dimostrazioni per osservare cosa succede in accelerazione e frenata. Esistono delle pseudoforze all'interno dell'automobile, noi percepiamo la spinta da dietro, ma nulla per le persone che si trovano all'esterno, i loro corpi sono a riposo. Tutti sappiamo che c'è l'aria anche all'esterno dell'automobile, ma all'interno è più densa dietro che davanti durante l'accelerazione, che è sufficiente per il palloncino di elio che tende ad andare davanti, perché all'istante sente che c'è meno densità.